Celosca ha appena trovato un hacker, ragazzi. Come vedete, sta svolazzando allegramente. Let's go. Il 4-2, attenzione, l'hacker non sa più cosa fare, potrebbe farcela. Let's go. Oh mio Dio. Ha riattivato le hacker, le ha riattivate. Sire. Ah. Let's go, un altro gol. Oh mio Dio. A lunedì, Sire. Questo è gol. Buona continuazione, grazie per tutto, grazie. 5-3, ma Los non demorde. Lo stiamo guardando come si muove in maniera veramente febbrile. No. C'è una difesa solidissima. I palloni partono. Potrebbe perdere, non sa cosa fare. Potrebbe aver quittato per quanto ne so, sta sistemando le hack. Oh. Attenzione, c'è un autogol, il 5-3, attenzione, il 6-3, attenzione. L'hacker è completamente fermo. Raga, lo battiamo, lo battiamo, lo battiamo. È totalmente AFK. Oh my god. C'è il settimo gol. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ha abbandonato, io non ci credo. Umiliato. Let's go. Intanto c'è l'altro. C'è, ma rimane AFK. Sei veramente un pollo. Sei veramente un pollo. Ridicolo. Ridicolo. A casa, ragazzi. E Los la porta a casa. Vediamo come andrà a chiudere la finale. Mamma mia. Mamma mia. Ha messo a segno un paio di gol all'inizio, poi c'è stato il panico generale. Ha fatto quel due gol insieme che... Lì gli ha distrutto l'umore. Ed è un hexagon. Yeah. Andiamo a aspettare Los Amigos. Potrebbe farcela, portarsi a casa la corona numero... 78. 78. E vabbè. E vabbè. Li ha tutti. Lei fa un po' schifo, però, mi scusi. Cioè, parte il mega griff. Ma quanta roba c'è di là? Se nessuno dà fastidio, potrebbe tranquillamente salirci. E infatti, secondo giocatore griffato, 1v1 col pirata. Pirata che cade. Mosca ha una scelta da fare. Solo due esagoni gialli. Gli permettono però di salire sul blu. Insieme ad un altro giocatore che decide di fermare il griff. Ancora tre esagoni, io non farei quel salto. Scende sul viola, ottima scelta. Si ritrova col pirata di prima. 5 vivi, un'ottima griffata al piratone che cade. Ed è da solo. Ed è da solo, il più in alto di tutti. Riesce a gestire, secondo me ce la fai a fare quel salto. Però è pericoloso, però ti prendi tutti quei gialli lì a destra. E li prende davvero tutti, ragazzi. Potrebbe essersi firmato la vittoria dopo una doppia griffata. Madò, è sotto blu, ce ne sono un sacco, ne ho un sacco quello lì. Scendi, scendi, scendi sul blu, lascia perdere i gialli, lascia perdere i gialli. Tanto non potevi andare più da nessuna parte, con calma. O lo vai a griffare, ti prendi tutto il blu e vinci la partita. Da di sì. Vai, taglialieli, taglialieli. Oh mio Dio, se va giù. Ananas, molto... Basta. Me la giocate tranquilli, c'è stato un tentativo. Oh my god. Ancora lì quello. Ma lui non ti viene a griffare. Si sta facendo il percorso easy. Hai tantissimi viola sotto. Un 1v1 febbrile, ragazzi. No! What? Ma dove? E va giù così. Uno stronzo dal buco, ragazzi. Ma sono andato nel viola. È caduto con una... Un applauso a Los Amigos. Un applauso che non... Vuole dire un commento a caldo di quello che le è successo? No, non comment. No, no, ci dia un commento. Come ha fatto a cadere così, mi scusi? Ma lei l'ha visto il buco? Noi eravamo qua a guardarlo, mi scusi. Io non ho purtroppo il VAR che mi possa aiutare, quindi... Niente da fare. E vabbè, e niente.
E Los ci saluta così, ragazzi. Non ci posso credere. Spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto, perché stavo registrando. Gli ho rubacchiato la cosa, che va su domani. Io rimango qua in live, ragazzi, quindi non vi preoccupate. Ragazzi di Twitch, rimango in live, ma mando comunque l'outro, eh. Mi raccomando, iscrivetevi ai canali, un bel like, e mi trovate sempre anche adesso in live su Twitch. Ciao! Non me ne sto andando via! Non me ne sto andando!